Buongiorno amici cari, siamo tornati su Chance of Senar e oggi cerchiamo di capire cosa dice lui. Domanda: tu vuoi, cerchi il martello? Vuoi il martello? Ce l'ho il martello, zio. Ah, eccolo. Ah, lui ha bisogno del martello per riparare. Era tipo, boss, mi passi il martello? Grazie! Ma grazie, l'ho già indovinato. Ah, questo è quello nuovo. Eccolo qua, cosa vuol dire? Tu impazzire. Impazzire non sono sicuro che sia impazzire comunque. Puoi andare. Mi ha acciulato. Allora, prendiamoci dietro qualcosa. Per non fare più giri, prendiamo. Ah, non posso più prendere niente. Questa è nuova. E se prendevo la sega, mi dicevo ho bisogno della sega e scoprivo come si dice sega. Peccato. Non lo so in realtà, però vedremo. Andiamo avanti. Ma più che altro loro perché mi hanno fatto entrare? Cioè non si chiedono perché io che sono un fedele sono qua? Vabbè. Eccoci qua, signori. Abbiamo due passaggi che portano allo stesso, quindi andiamo avanti direttamente. Oh, ma che bel giardino dell'Eden, letteralmente. Loro non si dicono un cazzo di niente. Scendo troppo forte, letteralmente. Allora, qua abbiamo altre indicazioni. Ah, è vero che lì c'erano delle indicazioni. Che diceva verso top. Erano questi. Luogo. Ah. Piazza. Eh sì, quelli col pallino sotto sono luoghi, secondo me. E questo. Scopriamo che cosa possono essere questo e questo. Andiamo prima. Ah, prima di andare. Oddio, qua, ah, qua si scende. Oppure le due indicazioni. Voglio vedere il fuoco, che cos'è? Quello che sembra una fiamma. Oh my god. Ma sono ubriachissimi loro! Miei fratelli totali! Ma è bellissimo! Ah. Oggetto. Gli oggetti ci fanno impazzire. Quindi io plurale sarebbe noi. Questo oggetto che non so cos'è ci fa impazzire. Forse. Questo oggetto io verbo. Vai, qui in realtà non mi aiuta molto. Ok. I miei fratelli totali però non mi avete aiutato. Domanda. Commedia, vuoi partecipare? Vuoi assistere alla commedia? Quindi sarà al teatro questo? Quindi questo simbolo è teatro. Però questa attenzione, c'è il pallino in alto. E anche. Anche questo. E sono attaccati alla linea base. Anche questo. Non ho ancora categorizzato questi tre. E non ci ho fatto caso che sono tre simili. Ah, questi sono luoghi, abbiamo detto. E poi c'è anche questo col pallino in mezzo, eh. Il piscio. Ah, questo però è andare. Gli altri verbi che ho indovinato sono questi. Ah, tutti i verbi hanno un pallino in realtà. Quindi questo potrebbe essere assistere o guardare. Se è il teatro, perché quella è la commedia. Tu vuoi assistere alla commedia? Sì. Quale potrebbe essere? Qua, ciao.
Non posso passare, quindi... Ah, non posso andare qua, devo fare lo stesso lavoro di prima, aspettare che qui entri qualcuno, probabilmente uno degli ubriaconi, e loro mi dicono... Non lo so, non lo so. Non mi aiuta molto. Però possiamo appunto provare a indovinare il teatro adesso. Quindi la fiamma potrebbe essere il teatro. Se la commedia è la questione principale, ovviamente. Ora andiamo qua e poi scendiamo per ultimo. Oh, il problema è... Il luogo era questo? O uno di questi? Secondo me è questo il luogo indicato. Questo che cos'è? Sono due. E sono due luoghi, perché era un'altra indicazione che si è rotta. Ah, sono altri luoghi. Quindi... Uno portava chissà dove. Non riesco a capire cosa possa essere in realtà. Con una specie di rosa dei venti distrutta. Allora, qua c'è un bivio troppo grosso, sono tre direzioni, quindi torniamo indietro a scendere. Però prima parliamo con loro. Salve. Non sei un guerriero. Non impazzire. Domanda. Questo è un verbo. Questo è un verbo. Ragazzi, magari immaginate se l'arabo e tutte quelle lingue che hanno queste scritte strane funzionano così. Tipo, se è tagliato dalla riga è un sostantivo, se c'è il puntino. Sarebbe fighissimo. Mi sta facendo venire voglia di, in qualche modo, boh, studiare delle lingue strane. Vabbè, a parte quello, cioè degli alfabeti, non le lingue. Questa cosa potrebbe voler dire? Beh, comunque c'è un pallino, quindi questo è un verbo. Per forza. Verbo. Verbo questo, in realtà. Lavorare, allora. Lavorare. Questo non lo so. Verbo. Questo non è sega alla fine. No, era questo che era sega secondo me. Aspetta. Non l'avevo messo prima? Vabbè, sti cazzi comunque. I sostantivi sono staccati e sono volanti dalla linea. Gli oggetti almeno, gli oggetti. No, non gli oggetti, perché c'era la questione della commedia, che anche lei è staccata. Quindi qui abbiamo verbo, luogo, luogo, scriviamolo, luogo. Luogo. Sostantivo. Scriviamo almeno questo, dato che abbiamo capito come funziona. Luogo. Questo col pallino al centro è l'unico col pallino dentro, quindi lo lascerei senza niente. Lasciamo Biscio che fa ridere. Questo è sostantivo. Luogo, luogo. Persona. Verbo, che potrebbe essere quel verbo. Sostantivo. Sostantivo. E lavorare, quindi verbo, sostantivo e verbo. A sto punto potrei provare a indovinare. Allora, questo è un verbo impazzire, questo è un sostantivo, questo potrebbe essere un sostantivo. No. Quale altro sostantivo mi manca? No. L'ultimo. C'è anche questo, però c'è il pallino. Niente ragazzi,
quindi salve. Io non capisco ancora perché mettono la doppia negazione. Forse è come la domanda è una domanda, quindi è come se fosse tra parentesi. Se tutta la frase è tra questa parentesi di simboli, vuol dire che è una domanda di base. Uguale negazione, quindi io devo contare solo questi. Quindi, guerriero, non impazzire. Salve, guerriero, non impazzire. Cerchi rogne, punto interrogativo, esempio. No, rogne però non è un verbo. Cerchi di picchiarci? Cerchi di attaccarci? No, vabbè, comunque non c'entra attaccare. Oh. E lui dice... Non è... verbo. Non trovare... questo oggetto. Madonna, mi ha confuso tantissimo loro. Io, anzi, noi non cerchiamo guai, forse guai. Qual è il verbo che mi manca qua? È questo qua. Però è un verbo. Non può essere non cerchiamo guai. Che verbo ci sta in questa frase? Noi non cerchiamo o non vogliamo casini, ma non è un verbo. Non vogliamo pisciare, combattere, suonare. Ma suonare ce l'ho già? O bardo? Ce l'ho a suonare, mi sa. Musica ho. No, ho musica. Musica assomiglia a quello? Qual era però? A questo qua? Non ci assomiglia. Anche se non so se c'è una regola. Mettiamo che è combattere. Però io non sono un guerriero, quindi perché dovrebbero dirmi non voglio combattere? Noi non vogliamo combattere. Noi abbiamo trovato qualcosa, la pace. Sono diversi. Siamo impazziti nel combattere per questa cosa. O questa cosa ci ha fatti combattere, ci ha fatti impazzire. Ho parlato tantissimo, no? Mi si è fuso il cervello, ragazzi. Torniamo indietro. Allora, se questo è un vicolo cieco, torno indietro tantissimo e iniziamo a vedere un po' di roba arretrata. Altrimenti vado avanti. Oddio santo. 1, 2 e 3. Piazza. Però il sostantivo davanti a piazza cosa vuol dire? Cosa che c'entri coi luoghi e che sia in comune. Sotterranei. Questo ancora non so cos'è. Questo però non è un luogo. Cioè questo non è un luogo, questo è un verbo. Combattere non c'entra però. E ci sono delle scale. E loro dicevano... Noi non vogliamo questo verbo qua. Mi si sta fondendo il cervello. Cervello. Riguardiamo questi un attimo. La piazza. Ma il sostantivo non capisco. Questo luogo che non so cosa possa essere, perché non ci siamo andati. E il teatro. Forse il teatro. Scendiamo, vabbè, andiamo a vedere. Andiamo prima verso la piazza, che conosciamo già. Dovrebbe essere i sotterranei della piazza. Questo è i sotterranei di quel luogo in cui non sono ancora stato, perché ci sono i tre bivi. Andiamo prima di qua.
qua è la porta chiusa? Oh madonna, perché mi fai fare i labirinti? Bastardo. Io odio i labirinti. Piazza. Bella domanda. È quello del combattere. Ma allora, come cazzo si fa? Cioè, cos'è, tutto collegato? Sono tipo... Allora, a sto punto io scriverei sotterranei qua. Tanto è un sostantivo. E ha senso. Quindi, sotterranei del teatro. Ah, e sbuco dall'altra parte? Però non ha senso. Cioè, cosa mi servirebbe sbucare da vicino al teatro? Però, quasi quasi. Questo però non è del teatro. Il sotterraneo di un luogo a casissimo. Che è quello che non conosco. Oh! Oh! Questo sì che è un fottuto labirinto, non quello di inizio gioco. Quel tempio di merda. Oh, ma girano sempre gli stessi luoghi. Sono tre luoghi, basta. E questo non è un luogo alla fine. Primo vicolo cieco in realtà. Bastardo, come l'avevo. Primo piccolo cieco. Dito dove cazzo sono venuto? Da dritto o da sinistra? Ricordo. Topi. Un altro piccolo cieco. No, non è vero. Devo andare di qua. Terrani della piazza. Boh, andiamo nella piazza. Magari c'è uno shortcut. Verso la via. Sciorgati, insomma, ti devi perdere 100 volte, però. Qua non so cosa sia. Oh, madonna santa, ma siamo sopra? Ah, questo. Ah, sì! Piazza! Questo è quello che abbiamo visto dall'altra parte ed era bloccato. Questo vuol dire che è un segno, è il momento di fare un po' di... Esatto, di fare un po' di backtracking. E facciamolo sto backtracking allora. E facciamolo. Strumenti musicali. Sì, strumenti. Va bene, facciamo un po' di backtrack. Quanto sto registrando? 17 minuti, dai, un po' di tempo ce l'abbiamo ancora. Vediamo quelle scimmie di merda cosa ci dicono, magari capiamo. Eccole qua, le scimmie matte. Scemia! Le armi dei guerrieri per lavorare. La sega serve per lavorare. E lo strumento serve al bardo per lavorare. E questo era più o meno il più semplice, anche se lavorare è l'unica di cui non sono certo. Però quelle interessanti sono queste due invece. Io non voglio cercare. Io ho trovato. E se fosse questo fiore? Ho trovato un fiore. Il bardo è impazzito. Anche i guerrieri erano impazziti a causa dei... falegnami però. Però falegname non era più una parola accertata, vero? Eh no. A meno che non sia questo, ma dubito fortemente. È nell'ultimo che c'è la parola falegname. Che adesso mi sa che l'abbiamo anche tradotta, quindi possiamo scoprire cos'è in realtà. Momento, momento. Della verità. Eccolo. Il fiore. Il bardo assiste al fiore.
Allora, è impazzito il guerriero. Questa è una storia, secondo me, hanno senso di fila. Il bardo trova, guarda questo fiore. Però non è un fiore. È una farfalla qua. Ma il simbolo è lo stesso. Le armi dei guerrieri guardano. E qualcosa ha fatto impazzire. Era quello che io dicevo fosse la... il falegname, forse? Qual è? Beh, per me è sostantivo per ora. No, sta merda delle scimmie non l'ho mica ancora capita. Che poi non è che mi dà qualcosa se la capisco, semplicemente mi aggiunge roba. Che non è un minigioco da capire. Vediamo lui cosa dice. Lei cosa dice. Ah! Guardo il fiore. E se fosse l'amore? Questo. Se fosse l'amore, la bellezza? Guardare, guardare, dov'è guardare? E questo che cazzo è? Persona in generale. No, però persona l'ho scritto io per ricordarmi che è una persona. Piscio? Piazza, sostantivo. Questo secondo me però è giusto. Ah, questi fatti. Questi mancano, questi fatti. Qua manca un sostantivo. Allora, vediamo. Ah, però li avevo provati tutti, mi sa. E non mi tornavano perché probabilmente è sbagliato questo qua. Perché questo non può essere sbagliato arma. Non può. Impazzire però. Non riesco ancora a capire. Ciao. Ciao. Mi fanno impazzire i bardi. Mi piacciono i bardi. Amo i bardi. Fiore non so che cazzo sia. Guarderei. Però il plurale è di io. Però lei è da sola. Questa cosa mi confonde tantissimo. Faccio impazzire le persone. Cioè faccio impazzire questo tipo di persone. Commedia. Fiore. Ah. Musica, commedia. Non può essere fiore. È la terza arte. L'egocentrismo, ma che arte è? Scusa. Specchiarsi, ma non è un verbo. Lo specchio? No, perché questa è un'arte. Ci ragioneremo nel prossimo episodio.